Innanzitutto le sensazioni al rientro sono state positive, ma più che per merito mio o a causa mia, penso dell'ottima prestazione che ha fornito la squadra su un campo difficile, contro una squadra che aveva un trend positivo e non aveva perso in questo 2018 da penso 8 o 9 partite, e quindi era sicuramente una partita difficile. Sì, sono contento della prestazione, come ho detto, della squadra, e mi sono sentito bene dal punto di vista fisico a rientro perché avevo lavorato molto con il preparatore e con lo staff medico durante questo periodo di pausa forzata, e che mi ha consentito di presentarmi al meglio a rientro. Per quanto riguarda la punizione, è stato molto bravo il portiere che dopo aver toccato l'incrocio l'ha deviata anche lui, quindi vanno fatti i complimenti anche a lui. Fino a quel momento il direttore di gara ha fatto una buona partita, però penso che il suo rigore abbia preso un abbaglio. Non è la prima volta che capita di avere questi episodi a nostro sfavore. Anche domenica scorsa sono stati negati due rigori colossali contro il Fabriano, e domenica ce n'è stato dato uno contro, veramente penso, incredibile, perché sia Lombardo che Agatulo, adesso non ricordo bene, non hanno nemmeno sfiorato il giocatore, che tra l'altro a fine gara ha anche ammesso che non era a rigore, ma è stata un'ingenuità dell'arbitro. Ma su cosa dobbiamo fare ci penserà il mister durante la settimana. Sicuramente affrontiamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Io lo dico da inizio anno, sono una squadra forte. Si sono rinforzati ancora di più nel mercato di dicembre e gennaio, e quindi sarà veramente una partita difficile. E come detto prima, sicuramente la prepareremo al meglio col mister nella settimana.